E quindi apriamo la nostra, alziamo le vibrazioni, parte dedicata al nostro ospite con Love Me Do dei Beatles. Insomma, quale altra bella canzone poteva mai essere inserita nella nostra regia per dare il benvenuto al nostro ospite Alessandro Nicolò Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, giornalista, scrittore ed esperto di medicina, salute e benessere, ma questa sera è qui in veste di autore. Perché? Perché ci parla di Love Advisor, guida pratica indispensabile per evitare fregature in amore e scoprire chi è davvero l'uomo che ti interessa, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, buona serata. Ben ritrovato in Alziamo le Vibrazioni. Grazie, insomma, è sempre un piacere. È sempre un piacere anche per noi averti qui, perché sei un esperto veramente in tema di relazioni. Ho dimenticato di dire che sei anche counselor, quindi insomma è un valore aggiunto anche su quello che è la tua professione, e quindi sicuramente sei la persona più indicata per parlare di, appunto, una guida addirittura per insomma, evitare quelle che sono le fregature vere e proprie. Esatto, questo Love Advisor è il mio secondo libro sulle relazioni di coppia dopo La Matematica del Cuore e dopo la fondazione del mio blog nel 2014, alessandropellizzari.com, da cui nasce un po' tutto, nasce questa esperienza, nascono le storie che sono anche inserite nel libro. Ma sostanzialmente Love Advisor risponde anche nel titolo a una domanda delle mie lettrici. Ecco, infatti volevo chiederti questo, Alessandro, ma questo libro l'hai scritto tu ovviamente perché hai raccolto testimonianze, immagino, è così? Certo, io sul mio blog sono transitati qualcosa fino ad oggi come 8 milioni di utenti, i quali commentano, mi mandano storie, vogliono fare counseling, partecipano alle mie dirette facendo domande, ascoltano i miei podcast, per cui si è creato un patrimonio di storie, di testimonianze che mi hanno permesso, ed è questa una caratteristica del mio counseling e del mio blog, di profilare gli uomini, quindi di fare degli identikit di uomini. In Love Advisor ce ne sono ben 30. Sono, esatto, e infatti questo, cioè di solito siamo abituate ad avere così la profilazione delle persone, comunque dei collaboratori, bene o male 4, 5, 6 profili diversi. Qui ne troviamo addirittura 30, Alessandro, pazzesco. Ma come ci si districa in questi profili, noi donne che dovremmo così evitare quelle che sono definite da te anche nel tuo libro delle fregature, proprio? Sì, delle fregature, perché ci sono in giro anche molti cialtroni e bugiardi. Ce ne sono di famosi come categorie. Il seriale, per esempio, addirittura due sottocategorie, che è il pescatore a strascico, quello che basta che respiri, e l'esploratore invece quello un pochino più evoluto, un pochino più interessante. Però si tratta sempre di uomini che sono a caccia di trofei, molto spesso sposati o finti separati in casa. Anzi, al finto separato in casa, visto che sono un esercito, lo sposato, il single a insaputa della moglie, ho dedicato un altro profilo. Ho voluto rispondere così alla necessità delle mie lettrici, le quali mi hanno sempre detto: Ale, dovremmo fare ogni volta che lasciamo un ex o va male una storia, lasciare una recensione con fotografia, nome e cognome, in modo da proteggere le altre, un po' come si fa per i ristoranti e per gli hotel. Naturalmente con nomi e cognomi non si può, ma con i profili sì, perché secondo il mio sistema statistico, che si basa appunto sulla raccolta di tantissime storie e casi molto simili o uguali, un sistema che ho chiamato epidemiologia di coppia, parafrasando un po' l'epidemiologia medica, no? Sì. Se una malattia ha certi sintomi, è riconoscibile, si può fare una diagnosi, avrà un certo decorso, avrà un certo tipo di cura. Ecco, ci sono degli uomini che possono essere riconosciuti prima, durante e comunque per tempo per mollarli, o anche per sposarli, perché in realtà poi in questi 30 profili ce ne sono anche uno in particolare, che è quello dell'ufficiale gentiluomo, cioè
il principe azzurro 2.0 di positivi. Cioè, però, su 30 ne salviamo uno. Ne salviamo uno, forse ne salviamo anche altri due. Forse. È il chiodo, Schiacciachiodo, che è un uomo che serve, come dire, ad accelerare certe guarigioni, e devo dire che quando capita funziona molto bene. E poi c'è il cosiddetto amante di transizione, che è un'altra figura che di solito ha la funzione di traghettare un patrimonio o una storia di convivenza o di fidanzamento traballante in una nuova fase della sua vita, perché non è detto che tutte le storie dove c'è un tradimento poi non possono recuperare. Non sono tantissime quelle che recuperano veramente, però ci sono. Ci sono. Alessandro, io ricevo da Carla Canapè, che tu conosci, che stasera non può essere qui, ma che ti saluta e che ti ringrazia giustamente per il tuo contributo e la tua partecipazione, e arriva una domanda da parte sua, che giustamente ci sta ascoltando, e mi dice: ma chiedi un po' ad Alessandro in quale si identifica di questi 30 profili. E lo chiedono sempre, perché il calzolaio ha sempre le scarpe rotte. Beh, io l'ho scritto nella mia prefazione. Il mio Love Advisor non è solo il frutto, diciamo, di un lavoro giornalistico da counselor e con un sistema statistico. È anche un'esperienza personale. Io mi riconosco in diversi uomini, ho pezzi, per fortuna non dei peggiori, tipo il narcisista o l'iracondo, ma ho pezzi di tanti uomini. Io sono sicuramente stato nel mio passato un seriale esploratore, cioè un seriale di quelli, come dire, interessati alle donne anche da un punto di vista intellettuale, ma un esploratore, cioè tu esplori un continente nuovo, ma quando hai finito di esplorarlo te ne torni a Itaca ogni volta. Quindi, vedi. Vabbè, diciamo, bello che tu lo riconosca, no? Anche una tipologia di appartenere comunque ad una sezione di questo, di questi essere appartenuto, perché poi, come tutti gli uomini che sono in grado di imparare e hanno voglia di imparare, nel corso della loro vita è proprio attraverso le donne di cui si innamorano veramente che migliorano. Quindi io, innamorandomi più di una volta, sono stato fortunato, ho imparato dalle donne che ho amato a migliorare anche come cultura maschile verso le donne. Quindi ad avere un approccio verso le donne, un interesse verso le donne che non fosse solo e propriamente materiale. Sessuale, certo. O comunque con il timer, sì. Diciamo così. Quindi un esplorare un altro mondo, insomma, il mondo che comunque è al tuo fianco in qualche modo, giustamente. Sì, perché è un mondo decisamente più interessante di quello maschile, nel grazie. Senso che voi siete molto complesse, siete molto intelligenti. Il problema è che anche voi, quando vi innamorate, se dall'altra parte c'è una persona che non la racconta giusta e che fa un po' il gioco delle tre carte, e poi è difficile staccarsene. E quindi, diciamo, Love Advisor dovrebbe essere qualcosa che tu tieni sul comodino o regali alla tua amica nei guai per riuscire ad accorgertene per tempo, almeno per mollare per tempo o evitare. È molto facile da consultare, perché ogni profilo è diviso in paragrafi: chi è, come si presenta, cosa pensa delle donne veramente, le sue bugie più frequenti, le sue scuse più frequenti, che cosa devi fare, che cosa non devi fare. Qui un vero e proprio manuale. Su questo ti fermo un attimo, spazio alla regia, e poi torniamo qui per parlare di Love Advisor e di questi profili misteriosi che racconti nel tuo libro. Restate con noi, alziamo le vibrazioni.
E ritorniamo in diretta su Radio Antenna 1, la radio più popolare, la radio che ti fa stare bene nel salotto del benessere di Alziamo le Vibrazioni, in compagnia di Alessandro Pellizzari, che ci sta presentando il suo ultimo lavoro, Love Advisor. Alessandro, una domanda che mi gira un po' nella testa, ma rispetto ai tempi passati, diciamo il secolo scorso, ci sono dei profili nuovi che emergono e che tu sei riuscito a identificare? Ma allora, sicuramente profili nuovi ce ne sono, nel senso che per esempio il leone da tastiera è il famoso virtualone, quello sì, che mantiene a tutti i costi sia il corteggiamento che le dichiarazioni d'amore, ma anche il sesso, strettamente online. Sono persone che non si fanno vedere mai, forse una volta, ma che riescono a mettere su anche delle relazioni di mesi con delle persone attraverso telefono, videochiamate, eccetera, eccetera, sono sicuramente il frutto della grande espansione dei social e dei mezzi di comunicazione, così come quello che io ho chiamato il medico legale, l'ipocondriaco 2.0, quello che mette la salute prima di tutto anche dell'amore, è un'espressione della pandemia passata, è un soggetto che ha enfatizzato la salute. Per intenderci, è quello che si è inventato il come stai come messaggino per riallacciare i rapporti con un ex o una che ha snobbato. Perché il come stai, che è una cosa che prima del Covid era una roba tipo ciao, come stai in questi contesti è un modo di approcciare furbetto, perché se tu hai lasciato uno perché ti ha fatto vedere i sorci verdi, sì, e questo si rifà vivo con come stai, lui ti dice anche: ma scusa, io ero solo preoccupato per la tua salute, non puoi trattarmi così, capisci? Quindi ci sono anche questi scamotaggi. Si sorprende pure. Esatto, esatto. Fa il finto offeso. Sì, certo. Ma e ci sono dei tratti comuni degli uomini profilati? Un tratto che tu hai riscontrato essere presente un po' ovunque nelle varie situazioni? Tranne alcune, tante bugie. Gli uomini sono dei grandissimi bugiardi. C'è il bugiardo cronico, a cui ho dedicato un profilo a sé stante, però ognuno di noi dice varie bugie. Si parte dalla bugia classica all'amante, che è quella di: io non ho rapporti sessuali con mia moglie da anni, che è un falso storico molto diffuso, quasi il 90%, anzi forse di più, degli uomini che dicono questa cosa mentono, sposati naturalmente all'amante, a bugie che hanno a che fare con la voglia di non vederti e che ricordano un po' le bugie che si dicevano al liceo alle fidanzatine: ho bucato la gomma, la nonna che è morta per la terza volta. E poi è stato sfruttato tantissimo il Covid. Ah, sono stato a contatto con un positivo. Ah, ho la tosse, domani faccio il test. Insomma, tante, tante bugie, sia per ottenere che per evitare. Fino al punto di arrivare a dire delle bugie, come nel caso del bugiardo cronico, anche quando non serve, quindi diventano, come dire, una specie di status, insomma. Sì, è la modalità con cui si interagisce poi alla fine. Quest'uomo, cioè praticamente la bugia diventa l'ordine consueto, la consuetudine in qualche modo. Anche inutilmente, inutilmente, insomma. Diventa un'abitudine in quel caso lì. Però generalmente tutti diciamo parecchie bugie. La bugia più grossa di questi profili è anche quella di consiste nel farsi lasciare e non lasciare, cioè non avere il coraggio di dire: per me è finita, per me è chiusa, io ho fatto una scelta. Moltissimi uomini piuttosto vi fanno vedere appunto i sorci verdi,
ma fanno in modo che voi vi stanchiate così tanto da essere voi a prendere quella decisione. Un po' per non averne la colpa, un po' per poter avere la scusa per poi tornare indietro, non ti ho mica lasciato io, mi hai lasciato tu. Insomma, un misto fra codardia e furberia proiettata sul futuro, non si sa mai nei tempi di siccità potresti tornare utile come minestra ricattata. Mamma mia, ahimè le situazioni sono veramente terribili poi a un certo punto, no? E dietro ovviamente c'è poi una sofferenza, perché alla fine giustamente se ci si innamora di una persona di questo genere è ovvio che poi siamo tutti coinvolti in quello che può essere veramente un coinvolgimento emotivo, passionale e anche di cuore che ci fa star male. Questo Assolutamente, io anzi metto in guardia, metto in guardia sia nella prefazione del mio direttore Maurizio Belpietro, lo ha sottolineato, sia quando parlo dell'Irracondo, care amiche, care ascoltatrici, state attente alla violenza verbale, perché la violenza verbale è una violenza che spesso prelude la violenza fisica, bisogna stare attenti, si possono dire delle cose con le parole veramente pesanti. Il fatto di essere partner ci fa diventare detentori anche di alcuni segreti profondi che, se usati contro la persona amata, fra virgolette, fanno veramente male. Ci sono delle parole e delle affermazioni da cui non si torna indietro, e soprattutto in questi tempi la cronaca purtroppo insegna. Ricordiamoci di non sottovalutare mai anche la violenza verbale. Se si ripete troppo a lungo, a parte che voglio dire, è veramente inaccettabile sentirsi dire per una questione di gelosia se non ha poco di buono perché hai guardato quello lì, piuttosto che sei un idiota o altri insulti e umiliazioni davanti, per esempio, ad altre persone. Sono parole, ma sono come pugni, quindi attenzione. Certo, Alessandro. Arriva anche una domanda da parte di una nostra ascoltatrice, Enrica, che chiede: come faccio a non cadere nella stessa dinamica che vedo ripetersi nella mia vita? Quindi evidentemente si riferirà a un tipo specifico di uomo che le si avvicina, ecco. Beh, se lei vede che invece di vaccinarsi dopo una di queste storie e quindi di diventare più accorta e imparare a riconoscere certe modalità che sono manipolatorie, allora io consiglio la psicoterapia o il counseling o tutte e due. È importante fare un approfondimento di se stesse e andare a trovare dove sono i punti deboli. Gli psicoterapeuti sono molto bravi a scoprire anche cose molto lontane. Il counseling è un pochino più, anzi direi che è più pratico, perché ti insegna, diciamo, ad evitare e a riconoscere determinati uomini. Quindi un approfondimento personale e magari anche, come dire, un aiuto come Love Advisor da tenere sul comodino. e da verificare. Certo. Io dico sempre alle lettrici: quando avete avuto a che fare con un uomo di cui vi siete innamorate e poi vi ha deluso profondamente nel momento del bisogno e avete nostalgia, molte non rimangono innamorate della persona che ha deluso, perché hanno visto poi la trasformazione, rimangono innamorati di quello che hanno provato. Chiaro. All'inizio, perché all'inizio delle storie siamo quasi tutti perfetti. Io consiglio di fare questo esercizio, che è un esercizio scritto, la scrittura è molto catartica, è molto potente, più del pensiero, e mettere sulla pagina di sinistra le cose che ci hanno fatto innamorare e sulla pagina di destra le cose che ci hanno fatto male. Serve tantissimo rileggere e aggiungere. Io lo chiamo l'esercizio del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, sembra un suggerimento veramente molto importante e anche molto utile. Alessandro, ci fermiamo un attimo su questo tuo commento e riprendiamo subito dopo la pausa per la regia. Restate con noi, alziamo le vibrazioni.
Alziamo le vibrazioni questa sera con Alessandro Nicolò Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, che ringraziamo per averci portato un ospite e un autore così importante, che questa sera ci presenta Love Advisor, il suo ultimo lavoro, guida importante, guida pratica e indispensabile per evitare fregature in amore e scoprire chi è davvero l'uomo che ti interessa. Allora, Alessandro, eccoci qua, ultima parte della nostra trasmissione con te. Ho visto, ho letto quelli che sono un po' i profili, sembra che alcuni siano molto simili, per esempio parassita e sanguisuga, oppure c'è il profilo del debole, il senza palle e lo struzzo. Ci puoi dare delle indicazioni, così le nostre ascoltatrici saranno molto attente in questo momento? Allora, partiamo dal debole, che è molto diffuso e tra l'altro è quello che dà più speranza alle lettrici, perché il debole è l'uomo che ha un conflitto oggettivamente, non sono tutti in cattiva fede, ha un conflitto ed è in buona fede e fra ragione e sentimento. Io cito sempre L'età dell'innocenza, un bellissimo film con Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e Michelle Pfeiffer, dove Daniel Day-Lewis, per questioni sociali, perché ormai deve sposare Winona Ryder, pur essendo innamorato della contessa Olenska, quindi di Michelle Pfeiffer, è combattuto fra quello che è giusto fare, che la gente vorrebbe fargli fare e le convenzioni vorrebbero fargli fare, è quello che è il suo amore veramente, e farà una scelta di razionalità di cui si pentirà per tutta la vita. Quindi il debole ha questo conflitto, però per fortuna non pochi deboli riescono a vincerlo e danno retta ai sentimenti, certo, a superarlo, decidono per il meglio. Il senza palle invece non ha questa possibilità, nel senso che lui proprio parte con un gap che è intrinseco, per cui non esiste la scelta fra razionalità e amore. L'amore è un rischio, certi rischi non si corrono e soprattutto se sei sposato, se sei innamorato dell'amante, separarsi è una rivoluzione troppo grossa per uno come senza palle. Nessuna speranza, quindi. Nessuna speranza per voi che entrate in certi profili, però c'è sempre tempo per liberarsene prima che sia troppo tardi, prima che gli effetti di una relazione tossica ci esauriscano e ci portino verso cose pericolose come la depressione. Assolutamente. Meglio rendersi conto subito o quanto prima possibile, diciamo, no? Di questo tipo di dinamica. Prevenire è meglio che curare, dicono nel campo della salute. Sicuramente Love Advisor, nei primi momenti in cui si frequenta un uomo, può dire molte cose, perché gli uomini sono molto ripetitivi nei comportamenti e negli atteggiamenti e quindi sono riconoscibili, ed è questo il motivo per cui si riescono a profilare se uno ha le capacità e l'esperienza per farlo. Fra l'altro, a corredo di ogni profilo c'è una cosa importante: ci sono le storie delle lettrici che ci sono già passate, quindi oltre ad avere, come dire, un identikit del soggetto in questione, del sospetto, abbiamo proprio poi le testimonianze di chi ci è passato. Io ringrazio le mie lettrici per avermene mandate così tante, ma si possono leggere tutti i giorni a commento dei miei articoli sul blog, perché c'è una community fissa di una sessantina di persone che poi si alternano, arrivano nuovi eccetera, che si aiutano molto, perché la prima cosa che aiuta ad avere la consapevolezza con chi abbiamo davvero a che fare è scoprire, e questo succede atterrando per la prima volta nel mio blog o seguendo per la prima volta la mia diretta,
cavoli, io credevo di avere una storia tutta mia, di avere un uomo unico, invece questo si comporta come mille altri, dice le stesse cose, tira gli stessi bidoni e fa le stesse promesse. Quindi è proprio il fatto del mal comune mezzo gaudio, diciamo così, ma magari non è mezzo gaudio, ma sicuramente consapevolezza, sì. Quindi questo è molto importante. Ricordiamo anche il tuo blog, Alessandro? Sì, si chiama come me, alessandropellizzari.com, è un blog appunto dedicato alle relazioni di coppia, molto frequentato dalle amanti. Io amo ricordare uno dei più bei complimenti che mi è stato fatto da una lettrice molti anni fa, che è stato quello di dire: tu Alessandro hai ridato dignità alle amanti, ed è appunto dedicato a tutti questi temi. E chiaramente il mio è un sistema, perché ogni settimana, oltre ad esserci un articolo sul blog, esce un podcast, ci sono due dirette, una al mercoledì e una alla domenica sera alle 21. È un blog molto, molto vivace, e forse anche per questo è premiato da tante lettrici. Da tante lettrici, certo. Alessandro, come si esce davvero da una relazione tossica? Qual è il click che fa sì che una donna possa dire stop, mi fermo, e quindi rendersi conto che la strada, diciamo, relazionale non può essere proseguita? Guarda, purtroppo è sbatterci la faccia. Io chiamo codice del silenzio il no contact, che è una caratteristica, qualcuno la chiama la pausa di riflessione, è una caratteristica delle coppie che non funzionano, dove uno dei due non va bene e non la dice giusta. Io dico sempre che un codice del silenzio non si nega a nessuno, solo che poi è il primo codice del silenzio, il primo no contact. C'è sempre un uomo che torna per riavere, se va male, il proprio giocattolo, o anche per interesse, e allora lo si riprende, gli si dà un'altra chance. Il secondo dovrebbe già averci insegnato qualcosa. Se arriviamo a una terza situazione in cui siamo di fronte a no, io così non ce la faccio ad andare avanti, lui continua a comportarsi come si è sempre comportato, salvo piccoli periodi in cui si riprende un po' e mi illude di funzionare, di aver capito, di fare quello che promette, allora in quel caso lì, se non ci si riesce da sole, bisogna uscire dalla solitudine. Gli amici purtroppo non bastano, perché molti amici dicono: ma sai, se vai con uno sposato dovevi un po' aspettartela, però ma lo so anch'io, il latte ormai è versato, bisogna viverle sulle proprie assolutamente palle le situazioni prima di criticarle, e quindi ci vuole un tecnico, ci vuole uno psicoterapeuta, un counselor esperto di queste tematiche, per uscire dall'isolamento, per iniziare ad acquisire una consapevolezza più ferma e per iniziare a certe volte proprio a disintossicarsi. Il silenzio, per quello che io l'ho chiamato codice del silenzio, è sicuramente disintossicante, e tentare di staccarsi da una storia pesante che non ha sbocchi, mantenendo dei contatti, messaggi, o pensando di poter continuare in veste di amicizia, non funziona in nessun caso. Quindi a un certo punto, quando la sofferenza arriva a un certo livello, bisogna proprio svoltare pagina, e si può, si riesce, è solo una questione di tempo e anche un po' una questione di fortuna, perché si può appunto incontrare un altro dei profili che io sottolineo che è il chiodo scaccia chiodo, però comunque, voglio dire, un percorso con un esperto aiuta anche a ricostruirsi un po' quella zona di piacere che questi uomini non lasciano vuota, lasciano un po' di buchi neri da riempire, e non li si può fare con lavorando di più o badando di più i figli o riempiendo la parte, diciamo, di tempo libero con dei doveri. Ovviamente. Bisogna usare nuovi piaceri.
Nuovi piaceri, e allora intanto però, come dice Alessandro, sul vostro comodino, Love Advisor, guida pratica indispensabile per evitare fregature in amore e scoprire chi è davvero l'uomo che ti interessa. E quindi grazie Alessandro Pellizzari di essere stato qui in Alziamo le Vibrazioni, sempre un contributo molto importante, grazie anche a Star Bene. Un caro saluto Alessandro, ti lascio la tua serata. Grazie a voi, vi saluto tutti, vi abbraccio e vi auguro un vero amore. A presto, grazie mille Alessandro per le tue parole. Restate con noi e alziamo le vibrazioni.